Buona serata. Io oggi volevo leggere dei link, degli articoli, delle testimonianze che ho trovato e che chiunque può trovare su internet riguardo a quello che succede nei mattatoi. Queste testimonianze sono di persone che nei mattatoi ci sono stati, che hanno lavorato sotto copertura nei mattatoi. Che hanno lavorato come operai nei mattatoi. In particolare c'è questa testimonianza di una persona, un professore universitario, che ha lavorato sotto copertura in un mattatoio per 6 mesi. Questa persona si chiama Timothy Pachirat, spero di leggere bene il cognome. Si è finto un operaio in un mattatoio americano. Ecco la sua testimonianza shock. Ogni 12 secondi. Questa è la sequenza media con cui all'interno di un mattatoio il knocker, ovvero l'operaio addetto allo stordimento degli animali, spara un colpo di pistola cattiva sulla testa delle sue vittime. Ed Every 12 Seconds è anche il libro documentario scritto da questo professore. Assistente professore di politica in quel di New York, in seguito alla sua esperienza di lavoratore in incognito all'interno di un macello per 6 mesi. Dice: "Volevo capire come i processi di violenza di massa divengano normali nella moderna società e volevo farlo dal punto di vista di chi lavora in un macello." Ha dichiarato l'autore, questo all'epoca assistente, poi diventato professore universitario, parlando della sua esperienza in incognito per 6 mesi in un mattatoio. Ha dichiarato questo in un'intervista. Come nelle sue più evidenti analogie politiche, la prigione, l'ospedale, il reparto psichiatrico, la stanza degli interrogatori, la camera di esecuzione, il moderno macello industrializzato è una zona di confinamento, del tutto inaccessibile ai membri ordinari della società. Continua a dire: "Ho lavorato come operaio di basso livello in un mattatoio industrializzato per poter capire dalla prospettiva di chi vi partecipa direttamente come operano queste zone di confinamento. Lo scarico di responsabilità." Questo è un trafiletto che si intitola in questa maniera, lo scarico di responsabilità. Per chi sta guardando adesso, sto leggendo la testimonianza di un professore universitario che ha lavorato per 6 mesi in incognito in un mattatoio. Lo scarico di responsabilità. L'obiettivo di Timothy, dunque, non è la denuncia dell'attività di un singolo mattatoio, ma piuttosto portare alla luce gli orrori che quotidianamente hanno luogo in ogni macello del mondo, ma soprattutto mettere in evidenza come gli operai che eseguono delle mansioni diverse da quella del knocker, che è quello che spara in testa all'animale, si sentano in realtà estranei al processo di macellazione. Se ascoltate con sufficiente attenzione le centinaia di operai che eseguono le altre 120 mansioni del piano di macellazione, afferma Timothy, questo potrebbe essere il ritornello che udireste solo il knocker, solo il knocker, solo il knocker. Ovvero, anche per le persone che lavorano dentro un mattatoio, e qua andrà avanti a spiegare, quelli che il responsabile è solo quello che gli spara in testa e che li sgozza. Tutti gli altri non hanno nessuna responsabilità, secondo loro, secondo quelli che lavorano in un macello, che è lo stesso discorso amplificato, per cui secondo chi mangia carne non è colpa sua se esistono i mattatoi. Idem, era la stessa cosa che poi dicevo anch'io. Mi sentivo non responsabile dell'orrore che succedeva agli animali. Ma andiamo avanti. È semplice matematica morale. Il piano macellazione opera con 120 più una mansioni. E finché quell'uno esiste, finché vi è una plausibile narrativa che concentra il più pesante sporco dei lavori su questo uno,
Allora gli altri 120 operai del piano di macellazione possono dire, credere, io non faccio parte di questo. Perché non sono loro che gli sparano in testa, perché non sono loro che gli tagliano la gola. E di conseguenza continuano a dire solo il Noker, solo il Noker, solo il Noker, come riporta questo professore universitario che ha lavorato per 6 mesi in un macello industriale sotto copertura. La catena di smontaggio dell'orrore. Senza mezzi termini, l'autore ci spiega quale trattamento sia riservato al più di 2.500 animali che ogni giorno nel mattatoio in cui ha lavorato vengono condotti alla morte. Per prima cosa il tragitto verso il punto di macellazione che gli animali compiano sulle proprie zampe, del tutto coscienti e subodorando il pericolo imminente, terrorizzati e impossibilitati a scappare. Da lì, uno a uno, vengono condotti alla knocking box, la stanza in cui il knocker spara loro in testa con una pistola proiettile cattivo, cioè un'arma provvista, lo sappiamo, di una punta in ferro di 6 centimetri che penetra dolorosamente nel cranio dell'animale, stordendolo, senza ancora togliergli la vita, sottolineato da questa persona che in un mattatoio c'è stato 6 mesi. Quindi le povere bestie cadono su un nastro trasportatore che le porterà al punto dove verranno incatenate e poi sollevate da terra. Appesi per le zampe posteriori gli animali, che ricordiamo essere ancora vivi e spesso coscienti, viaggiano attraverso una serie di 90 giravolte fino ad arrivare davanti all'operaio che si occupa di recidere loro carotide e giugulare. A quel punto le povere bestie muoiono dissanguate, mentre continuano ancora a viaggiare sulla catena sopraelevata fino al Tail Ripper, colui che inizia il processo di squartamento della carcassa e di rimozione delle pelli. Ma adesso continua il discorso più interessante di tutte queste cose qui che sappiamo. Degli oltre 800 operai nel piano di macellazione, solo 4 sono coinvolti direttamente nell'uccisione del bestiame e meno di 20 hanno una visuale su di essa. Sul posto di lavoro esiste una specie di mitologia collettiva secondo la quale solo il Noker è coinvolto nell'uccisione, mentre il lavoro degli altri 800 operai del macello sarebbe moralmente scollegato da essa rispetto all'uccisione degli animali. Tendenzialmente quindi danno la colpa a quello che gli spara in testa, seguito da quello che gli taglia la gola ed altre due mansioni. Tutti gli altri, pur lavorando in un macello, si sentono sollevati dal discorso dell'uccisione di un povero innocente. Ed è la stessa cosa che fa il consumatore, che pur non avendo chiamiamolo coraggio, il sangue freddo, il pelo sullo stomaco, la cattiveria, chiamiamola come la vogliamo, di lavorare in un macello, le persone non ce l'hanno, però gli fa comodo trovare la bistecchina sul piatto, cosa che faceva molto comodo anche a me, peraltro. La violenza nascosta. La domanda quindi sorge spontanea. Perché la stragrande maggioranza della popolazione non sa nulla di ciò che avviene realmente in un mattatoio? Negli Stati Uniti, oltre 8,5 miliardi di animali vengono uccisi ogni anno per farne cibo, ma queste uccisioni vengono effettuate da una piccola minoranza composta per lo più da lavoratori immigrati che operano dietro a mura opache, per lo più in luoghi rurali, isolati, lontani dai centri urbani. Esattamente come succede qua. Qua stiamo parlando degli Stati Uniti. In Italia succede esattamente la stessa cosa, i mattatoi sono, non si sa nemmeno dove siano. Gli allevamenti ne si sente il cattivo odore lungo l'autostrada, i mattatoi anche lì ci lavorano delle persone che non avrebbero nella maggior parte dei casi trovato nient'altro e lavorano in questa maniera qua. Come se ciò non bastasse, sempre riguardo ai mattatoi, sta dicendo questo autore, poi vi taggo l'articolo ovviamente, così ve lo potete andare a vedere, a riportare durante le manifestazioni quello che volete fare.
Come se ciò non bastasse, esistono anche delle leggi molto severe che vietano la pubblicazione di ciò che avviene nei macelli. Appunto. In secondo luogo, continua Timothy, il macello nel suo complesso è diviso in compartimenti, È del tutto possibile trascorrere anni lavorando nell'ufficio, nel reparto fabbricazioni o al congelatore di un mattatoio industriale che macella oltre mezzo milione di bestiame all'anno senza neppure incontrare un animale vivo e tantomeno assistere a uno che viene ucciso. Questi sono quelli che fanno il lavoro pulito all'interno di un mattatoio, perché poi va avanti anche a spiegare questo. Sentite, la cosa più incredibile comunque è che il lavoro di uccisione è nascosto anche laddove ci si aspetterebbe che fosse più evidente, ovvero nel luogo stesso della macellazione. La divisione degli spazi e la struttura del macello fa sì che siano pochissimi gli operai che entrino effettivamente in contatto con quello che nel gergo viene definito lato sporco, ovvero quello che viene eseguito quando le pelli sono ancora attaccate ai corpi degli animali, ok? Quindi anche all'interno di un macello c'è la divisione lato sporco, lato pulito. Il lato sporco è quello, a cui si dedicano questi operai quando l'animale che sta morendo, che sta per essere ucciso, ha ancora la pelle attaccata al proprio corpo, che poi diventerà una carcassa. Quello è il lato sporco. Rendiamoci conto anche all'interno di un mattatoio come come la schifezza, l'atto di cattiveria più bassa che continua a fare l'uomo, uno dei tanti, ma questo è uno particolarmente vile, a mio parere, per il semplice fatto che gli animali sono innocenti sempre e la persona più brava che ci sia al mondo qualche colpa ce l'ha. Quindi anche all'interno di un mattatoio c'è il lavoro sporco e il lavoro pulito. Vado avanti adesso. Continua a leggere. Quello che viene eseguito, ok. Gli operai del lato pulito, tra l'altro, non entrano mai in contatto con quelli del lato sporco, nemmeno durante le pause. In questo modo la violenza del trasformare un animale in una carcassa viene tenuta in quarantena tra i lavoratori di un mattatoio, dove vi è anche là un'ulteriore divisione di mansioni e spazi, anche nel lato sporco, in quelli che fanno il lato sporco, c'è una divisione ulteriore di lavori e spazi. Può sembrare assurdo, ma all'interno di un mattatoio vige anche l'utilizzo di un linguaggio dissociativo con il solo scopo di nascondere la violenza dell'uccisione. Fin dal momento in cui gli animali arrivano al macello, per esempio, tutti gli operai devono riferirsi a loro chiamandoli carne, nonostante si tratti di animali vivi e senzienti che ancora respirano. Questo è quello che avviene in un mattatoio, questo è quello che è stato documentato in 6 mesi di lavoro sotto copertura da un professore universitario, che ha deciso di metterci il cuore, lo stomaco e di andare lì dentro a vedere cosa succedeva. E io ringrazio queste persone perché sono degli eroi. Far finta di essere, di fare una cosa che non faresti mai per far luce su quello che avviene, credo che sia veramente un atto encomiabile, che magari ti sporca a livello di energia, non lo so, però è un atto encomiabile. I mattatoi, violenza sistematizzata. No, adesso poi leggo quello che mi avete scritto perché sto leggendo, volevo leggere e finire qui l'articolo. La lezione qui non è che la macellazione e i genocidi siano moralmente e funzionalmente equivalenti, ma piuttosto che la violenza sistematica su larga scala, resa routine, è del tutto coerente con il genere di strutture burocratiche ed i meccanismi che associano tipicamente alla civiltà moderna, ha affermato l'autore del libro. A questo punto non resta da chiedersi quale sia il grado di complicità di ognuno di noi in tutta questa violenza, perché questa è la cosa interessante. Esattamente come nel mattatoio, chi lavora in segreteria,
chi lavora a, non lo so, a fare le ultime pulizie della carcassa, e chi lavora no, come vigilante, come qualsiasi altro lavoro che non abbia a che fare con ammazzare gli animali. Abbiamo letto, si sentono loro quelli dal lato pulito e dicono, dice l'autore, continuamente solo il knocker, solo il knocker, solo il knocker, quello che gli spara in testa. È colpa sua, è lui la strega, è lui la persona con cui prendersela, dicono all'interno di un mattatoio. Esattamente come chi ancora mangia carne dice, ma se non è colpa mia, li ammazzano comunque, comodo, in tutte le cose succede così. Devo andarci di mezzo io per una cosa che comunque avviene? E quindi si va a sistematizzare la violenza. Io non posso farci niente, io non posso vivere male, io non posso, e quindi facciamo finta di niente e le cose continuano ad andare avanti così. A questo punto, appunto, non resta da chiedersi quale sia il grado di complicità di ognuno di noi in tutta questa violenza. L'autore, per esempio, ritiene responsabili coloro che beneficiano della produzione di carne a distanza, forse più di coloro che per necessità sono costretti a compiere questo lavoro. Nell'esempio la storia della mucca Freedom, a cui l'autore aveva assistito direttamente, che l'autore riporta nel suo ultimo capitolo del libro. L'animale era riuscito a fuggire dal macello e, braccato dalla polizia, era stato freddato per strada con un colpo di pistola alla testa. L'indignazione, la rabbia e il disgusto per quanto avvenuto avevano preso il sopravvento tra gli operai, che il giorno dopo però erano tornati alle loro mansioni quotidiane. Un esempio concreto di come chi lavora in un macello non abbia la benché minima percezione di ciò che il proprio lavoro comporti realmente. Io credo che questo articolo sia una cosa. Tra l'altro ci sono delle immagini che vedrete che sono tratte dal video Divieto d'accesso, un'investigazione di esseri animali. È una testimonianza fantastica di una persona, di un professore universitario, all'epoca assistente, che ha deciso di lavorare sotto copertura in un macello per 6 mesi e ha fatto questa interessante riflessione nel vedere che all'interno del mattatoio vige quello che succede nella società. Non è colpa mia, io non posso farci niente, è stato lui, è stato lui. Ma il fatto che chiunque di noi ha responsabilità in tutto questo, cioè in questo caso chi mangia la carne, non è questione di io quando mangiavo la carne era colpa mia se gli animali venivano uccisi, è così, non c'è da girarci attorno. Ero la prima che credeva alle cazzate tipo la catena alimentare e cose del genere, però purtroppo sappiamo. Vi volevo leggere delle altre. Volevo leggere delle altre testimonianze di lavoratori che hanno lavorato in dei mattatoi, perché viene sempre detto che gli animali non sentono niente. Questo è tratto dal libro Slaughterhouse, che sappiamo che è il modo inglese di chiamare, che è, la traduzione rende benissimo l'idea, casa della schiavitù. Li chiamano semplicemente mattatoi. In inverno alcuni maiali arrivano congelati per aver viaggiato vicino alle pareti del camion. Gli legano una catena addosso e li tirano fuori di forza, talvolta stappandogli la pelle che resta attaccata al metallo. Può essere che siano ancora vivi, ma i lavoratori li gettano sulla pila dei morti, tanto moriranno prima o poi. Sì, certo, sto leggendo l'ultimo commento che c'è qua. Che sta dicendo che la responsabilità è di chi li mangia. Ed è così. In un mattatoio si lavora così in fretta che non abbiamo il tempo di aspettare che un cavallo si dissangui a morte. Cominci già a scuoiarlo. A volte il naso gli finisce nel suo stesso sangue e lui ci soffoca dentro. A volte lo scoiattore si accorge che una mucca è ancora viva quando gli incide il lato della testa e quella comincia a scalciare come una matta. Se succede, lo scoiattore le pianta un coltello alla base del cranio, così si paralizza anche se non smette di sentire dolore. Lo ricordo, se ti fanno un danno,
alla base del cranio anche noi ci paralizziamo, ma siamo vivi. E quindi se ci sgozzano lo sentiamo benissimo. È del modo in cui terminano tanti animali nei nostri, come dire, dove c'è la morte compassionevole, no? Nei nostri mattatoi legali con la morte compassionevole. È questa. Per finire in fretta, un vitello. Ne chiudiamo 8 o 9 assieme nel box di stordimento. Cerchiamo di stordirli, ma loro saltano e scalciano, si gettano gli uni sugli altri. Non sai più quali sono storditi e quali no. Li attendiamo comunque a testa in giù e li facciamo scorrere mentre si agitano e urlano. Testimonianze di mattatoi. Se un maiale è ancora cosciente, a quegli animali serve un sacco di tempo per morire dissanguati. Finiscono nella vasca d'acqua bollente, toccano la superficie, cominciano ad agitarsi e urlare. Ma c'è un braccio meccanico, rotante, che li spinge sotto. Non hanno la possibilità di uscire. Non so se muoiono per annegamento o per le ustioni, ma gli ci vuole almeno un paio di minuti perché smettano di agitarsi. La pressione e la frustrazione del mio lavoro la sfogo sugli animali, su mia moglie e su me stesso, bevendo. Se un animale ti fa incazzare, non lo uccidi soltanto, lo picchi, fai in modo che affoghi nel suo sangue, gli spacchi il naso, gli perfori un occhio e lui continua a gridare. Testimonianze di mattatoi. Maiali che si trovano sul pavimento del mattatoio sono venuti a toccarmi col muso come cuccioli. 2 minuti dopo ho dovuto ammazzarli, picchiarli a morte. Potrei raccontarvi storie di bovini che cercano di scappare infilando la testa sotto le grate e rimanendo incastrati, e l'unico modo per liberarli è mozzargliela mentre sono ancora vivi. Ho visto animali percossi, sollevati dai ganci, trafitti e scuoiati, troppi da contare, troppi da ricordare. È solo un processo che accade sempre uguale. Queste sono testimonianze dal libro Slaughterhouse. Questi sono i nuovi campi di sterminio, quelli che noi abbiamo combattuto. Scusate. Questi sono i nuovi campi. Niente, è andato via. Scusatemi, ragazzi, ma purtroppo. Questi sono i nuovi campi di sterminio, quelli che noi abbiamo combattuto per la nostra specie. Sappiamo cosa accade lì dentro, ma molti di noi fanno ancora finta di non sapere. Cerchiamo di razionalizzare e credere che ogni uccisione sia fatta umanamente, se umano si può definire un assassino. Temiamo che la paura possa offendere la nostra sensibilità e forse spingerci a fare qualcosa. Magari a cambiare la nostra vita. Questo è quanto. Queste sono delle testimonianze di persone che hanno lavorato nei mattatoi, ma soprattutto quello che ho letto prima è la cosa più interessante, è la testimonianza di quel professore universitario che si è messo sotto copertura e ha lavorato per 6 mesi in un mattatoio. E volevo chiudere con questo discorso qua, non per chi mangia ancora carne, non crediate che se non fate niente, voi che tanto anche se voi fate qualcosa non succede niente, perché invece chiunque, qualunque persona può cambiare tante altre persone e quello che accade è responsabilità purtroppo di chi consuma, perché se la gente non ordinasse carne non ci sarebbero gli animali macellati. Che è molto facile pulirsi la coscienza dicendo è stato lui, come leggerete nel link che vi allego, lo dicono anche gli operai stessi del mattatoio, solo il noker, solo il noker, solo il noker, come se loro, come se fosse responsabilità, tutto quello che accade di una persona per stabilimento, invece è colpa, responsabilità, colpa di tutti noi.